Ci siamo? 3, 2, 1. Eccoci, tornati nella rubrica che non so come sta andando. Quest'oggi abbiamo cercato di effettuare delle migliorie e per la prima volta un prodotto che non ho provato, quindi lo apriremo assieme, guarderemo assieme le sue funzioni e scopriremo assieme se 80 euro sono troppi. Tiriamo fuori questo simpatico arnese per tagliare, mio Dio, e andiamo all'unboxing di questo straordinario paio di calzini. Attenzione, caricare per almeno 4 ore prima di usarli, sarà un video lungo. Contenuto: calzini, quello lì e questo qui. Qui parla di come funzionano i calzini, praticamente li devi indossare. Che brutto rumore. Olè. E abbiamo un bellissimo paio di calzini taglia, chi lo sa, con simpatico bottone e presa della corrente. Ma a cosa servono questi calzini? Si potranno ribaltare secondo te senza far danni? Bella domanda. Tanto non riesco a infilarci la mano dentro. Non si vede un cazzo, quindi perfetto, verso solo che te. Questi straordinari e fantastici calzini che hanno un cavo veramente tanto duro, veramente duro, devono essere dotati di batterie. Ebbene sì, amici ascoltatori, questi calzini sono il futuro, poiché grazie a due batterie parecchio pesanti, mio Dio, Cazzo, nei calzini devi tenere quelle. cos'è? Che cos'è? Questa è una bomba fatta dal... Si può dire? Mi Ormai. censuro. Voglio provare a vedere se funzionano lo stesso anche senza averle caricate per almeno 4 ore. Prendiamo il calzino destro, perché c'hanno anche il verso. Qui naturalmente abbiamo il nostro caricabatterie. Ah, per caricarle entrambe, ok, va bene. Si possono caricare contemporaneamente. Se andate in America, tranquilli, potete caricarlo uguale. No, non è l'America questa qui. Che paese è? Inghilterra. L'Inghilterra, bravo. Non ci sei mai stato, cosa ne sai? Infiliamo questa batteria all'interno della sacchetta, perché c'è questa bellissima sacchetta con bottone, molto elegante. Nel caso andiate ad una serata di gala, questo qui è il calzino che fa per voi. E noi, tramite questo pulsante, non si accende, va bene, la ricaricheremo per 4 ore, poi torneremo con il finale della prova. Tramite questo pulsante avremo tre diversi tipi di scaldamento. Infatti si scalderà sia la pianta che la parte superiore del piede, che si chiama Collo. Bravo, me lo continuo a dimenticare. Dalle 3 alle 10 ore, dicono loro. Non si sa. Noi adesso andiamo a fare una bella ricarica e torneremo a brevissimo da voi con la recensione finale. Quindi, sì, effettivamente diventano veramente pesanti. Il gioco varrà la candela? Lo scopriremo solo vivendo. In realtà li ho comprati solo perché domani devo andare in Svezia. E fermiamoci qui perché non so. Ok, eh sì. E voilà! E voilà, opla! Sono passate 7 ore e 9 minuti, non è vero, ma giusto il tempo per scoprire che bastava tenere premuto per accenderli. E infatti ecco qui la modalità rossa, che null'altro è che la modalità più calda, quella bianca medio e blu quella più fresca. Ma indossiamoli e scopriamo se effettivamente questi calzini fanno il loro sporco lavoro. Fa veramente freddo in ufficio, fa veramente tanto freddo. Li metto sopra gli altri calzini. Anche perché c'era scritto che non li posso lavare in lavatrice, quindi magari meno li sporco, meglio è, anche se mi sono fatto la doccia questa mattina perché sono una persona pulita. Cosa faccio? Metto il piede qui? Ma È elegante, secondo beh, te? si vede benissimo. Fantastico! Ma sì, ma tanto questo è un video. Ah, qui ci sento. Cazzo, aspetta, lo tengo premuto. Ok, quello caldo, vai. Funziona? Sì. Non è caldissimo per ora. Ci vorrà del tempo. Più in centro Sì. così. Sembra che mi siano Sì, ingessato. veramente. Ma la domanda corretta è: con questo tipo di calzino con batteria e cavo, mi faranno salire sull'aereo? O i metal detector diranno che sono un criminale e mi spareranno in testa? Diranno che sei un coglione. Sì. No, è diverso. Se tocchi l'altra parte è Però non è diverso. caldissimo, No, ma te lo deve solo un po' scaldare. eh? Ma Questo è il massimo? a parte che non è carico, quindi magari anche Ho quello, eh. capito, però. Caldo tiepido, diciamo. Quindi non puoi andare in Siberia,
ma in Canada. Ecco. No, beh, allora, c'è da dire che sta aumentando qui. Forse con la scarpa si mantiene di più. Perché ti schiaccia il piede. E certo. Bello però. Prova ad appoggiare il piede per terra, anche senza scarpa. Cazzo. Intrigante. Ecco, forse il led è poco elegante. Vabbè, non si vede. Sembra che ho la gamba ingessata. Beh, eleganti. Guarda, non si nota, non c'è. Incredibile. C'è una protuberanza qui, però. Dai. Non si vede. Non si vede, no. Devi proprio stringere. Allora, se non siete degli hipsterini con i pantaloni attillati, nessuno saprà mai che avete dei calzini che si riscaldano a batterie. Anche per oggi è tutto. Noi ci vediamo quando ci vediamo. Anzi, è la prossima volta. È la prossima volta. Bene, li proverò in aereo. Senti che tipidino però qui sotto. Bene, bene. Funzionano. Senti? Si è scaldato anche questo. Sì. Vedi. Oh, che figo. Hai visto? Lascio il link in descrizione. Sono costosi, ma funzionano. Entra. Se ti fanno passare dal metal detector. Non me lo faranno mai. Elegantissimi.